Si aggrava la situazione della questura di Verona, dove ai primi 5 arresti di poliziotti per torture e violenze si sono aggiunti oggi altri 17 agenti che risultano indagati a vario titolo. Programma completo dell'FVG Pride, che si svolgerà sabato 10 giugno per la prima volta a Pordenone, madrina dell'evento Pia Covre, storica attivista per i diritti delle prostitute e delle sex workers. Fuga dalla sanità, la regione batte un colpo per fermare l'esodo di professionisti e operatori, servono incentivi non solo economici, dichiara la FPCGL dopo l'incontro dato in scena a Udine questo pomeriggio con il segretario nazionale dei medici della CGL, Andrea Filippi. A Jesolo festività per il Corpus Domini da tutto esaurito, alberghi verso il sold out. Buonasera telespettatori di Telepordenone, bentornati a una nuova edizione del Telegiornale del Nord-Est, sempre qui dalla redazione centrale di Pordenone. Tante le notizie anche in questa edizione, ma partiamo sicuramente dalla più importante, riprendiamo il caso di Verona, apriamo appunto con il caso delle torture e delle violenze in questura a Verona, messe in atto da alcuni poliziotti nei confronti di persone in stato di fermo. Ieri sono stati arrestati 5 agenti dalla stessa squadra mobile di Verona, a cui si aggiungono altri 17 indagati. Le persone finite al centro delle indagini sono ai domiciliari e rispondono a vario titolo anche dei reati di lesioni, falso, omissione di atto d'ufficio, peculato e abuso d'ufficio. Vediamo tutto nel servizio. Ci sono altri 17 indagati dalla Procura di Verona nell'inchiesta su episodi di torture, maltrattamenti e peculato che ieri ha portato all'arresto di 5 poliziotti in servizio alle volanti della questura. Nei loro confronti la Procura della Repubblica Scaligera ha avanzato al giudice per le indagini preliminari l'applicazione di misure interdittive come la sospensione dal servizio o il trasferimento d'ufficio. Un lavoro durato 8 mesi nel quale gli agenti della squadra mobile di Verona hanno indagato in silenzio sull'operato dei 5 colleghi arrestati nella giornata di martedì, portando alla luce episodi di violenze e torture avvenute tra le pareti della questura. A finire agli arresti domiciliari, un ispettore e 4 agenti accusati in almeno 7 occasioni di aver abusato di persone sottoposte alla loro custodia trattate come stracci. Nell'ordinanza si sottolinea come gli indagati con le loro condotte abbiano tradito la propria funzione comprimendo i diritti e le libertà di soggetti sottoposti alla loro autorità. I fatti oggetto di indagine sono avvenuti tra luglio del 2022 e marzo del 2023. La squadra mobile di Verona ha lavorato per oltre 8 mesi su delega della Procura, mettendo a segno, grazie a supporti tecnici e analisi, le verifiche dalle quali sono scattati gli ordini di arresto. Secondo gli inquirenti, gli agenti in questione si sarebbero macchiati di comportamenti sfociati anche in atti gravemente lesivi della dignità delle persone. A quanto si apprende dalla Questura, i destinatari delle misure cautelari sono stati trasferiti ad altri incarichi alcuni mesi fa, subito dopo la notifica della chiusura delle attività di indagine. Ringrazio la Procura della Repubblica di Verona per la fiducia accordata alla Polizia di Stato nel delegare alla locale squadra mobile le indagini, ha sottolineato il capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, in relazione al procedimento penale a carico dei 5 poliziotti. La levatura morale della nostra amministrazione, ha concluso, ci consente di affrontare questo momento con la dignità e la compostezza di sempre. In seguito agli eventi di Verona, Riccardo Nouri, portavoce di Amnesty International, denuncia: sembra di essere tornati alla caserma di Bolzaneto 22 anni fa. Agli indagati si contestano comportamenti gravemente lesivi della dignità delle persone. Una formula giuridicamente corretta, ma che proviamo a tradurre così: uso di persone come strofinacci per asciugare la propria urina, vanterie sui pugni assestati sul volto di persone inermi, competizioni a chi picchiava di più. Quello che è accaduto a Verona, ha concluso il portavoce di Amnesty International Italia, ci insegna 2 lezioni. Il reato di tortura deve restare in vigore per punire chi si macchia di uno dei più gravi crimini internazionali, ma anche per tutelare la maggior parte degli operatori delle forze di polizia, compresi coloro che hanno contribuito agli sviluppi dell'indagine in corso. E speriamo che sia fatta chiarezza al più presto su questo caso gravissimo. Violento incidente nella tarda mattinata di oggi a Fiumicello Villa Vicentina nell'Udinese, lungo Viale Libertà, dove si sono scontrati una moto e una vettura. Nell'impatto il giovane di circa 25 anni che viaggiava in sella alle 2 ruote è stato sbalzato dal mezzo per circa 30 metri. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli e l'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il ragazzo, che è stato trasportato in volo all'ospedale di Cattinara in condizioni molto gravi. Presenti anche i carabinieri di Parmanova per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.
e sabato 10 giugno l'FVG Pride per la prima volta si svolgerà a Pordenone. Si tratta della quarta edizione della manifestazione che avrà una madrina d'eccezione, Pia Covre, storica attivista per i diritti delle prostitute e delle sex workers, fondatrice del Comitato per i diritti civili delle prostitute. Vediamo il programma completo anche dell'evento nel prossimo servizio. Mancano pochi giorni ormai all'arrivo del primo Pride a Pordenone. Sabato 10 giugno, infatti, l'FVG Pride approderà per la prima volta in città. Si tratta della quarta edizione della manifestazione che quest'anno ha una madrina d'eccezione, Pia Covre, storica attivista per i diritti delle prostitute e delle sex workers. Covre è fondatrice del Comitato per i diritti civili delle prostitute, associazione che proprio pochi giorni fa a Bologna ha animato, insieme ad altre realtà italiane, il primo congresso nazionale dei collettivi di sex workers. A lei si deve l'invenzione degli ombrelli rossi come simbolo delle battaglie delle sex workers per i diritti. Prima dell'apertura del Pride Village al Parco Galvani sono previsti due eventi che daranno là all'edizione pordenonese del Pride. Il primo, dal fuori al Pride, 50 anni di diritti LGBTQIA+, a Pordenone, si terrà giovedì 8 giugno all'ex convento di San Francesco e ripercorrerà la storia dell'attivismo in città grazie al dialogo tra attiviste di lunga data e di nuova leva. Da una parte Bruno Cadamuro e Alfi Follia, dall'altra Sara Verardo e Sara Polesè, con moderatore Giacomo De Peru, ex presidente pordenonese di Arci Gay Friuli. Venerdì sera invece appuntamento per la grande festa pre-Pride Proudenone per FVG Pride, l'appuntamento ormai fisso dell'aperitivo queer Proudenone che da svariati mesi anima la città tutti i venerdì sera, indossa nuove vesti per questa festa a tema circense che si terrà al Bar Le Ciacole di Piazza 20 Settembre a partire dalle 19. Sabato invece il Pride Village aprirà alle ore 10 a Parco Galvani con gazebi e la partecipazione delle associazioni che hanno aderito al Pride. Nel village saranno a disposizione gadget arcobaleno, uno stand di trucchi per bambini e adulti, oltre a cibo e bevande. Saranno anche messi a disposizione un gazebo per le famiglie con bambini gestito in collaborazione con il Melograno di Pordenone. La raccolta per la marcia è prevista alle 15 sempre a Parco Galvani, con la partenza del corteo fissata alle 16, a cominciare dagli 8 carri delle associazioni partecipanti. La marcia attraverserà le vie principali della città con un percorso ad anello: Viale Dante, Viale Marconi, Viale 30 Aprile, Corso Garibaldi, Piazza 20 Settembre, Viale Martelli e poi ritorno al Parco Galvani alle 19 circa. Qui si terranno i discorsi di chiusura e a partire dalle 20 si aprirà anche l'after party a cura di FVG Pride Live con la collaborazione di Archie Krall. Il DJ set durerà fino alle 23.30 e successivamente la festa si sposterà a Roveredo in Piano, dove è previsto un secondo after party a partire da mezzanotte al Papillon Disco Club. È previsto un servizio di bus navetta dal Parco Galvani al Papillon e ritorno al costo di 3 euro con biglietto acquistabile al Pride Village oppure in loco prima della partenza. E adesso ancora notizie di cronaca. Un operaio di 43 anni ha perso la vita oggi pomeriggio a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato nei pressi della fabbrica Fantoni di Osoppo. L'uomo, dipendente della cooperativa Ideal Service, una ditta esterna, stava effettuando le pulizie sul tetto di un capannone quando è caduto sfondando un lucernaio e finendo sulla linea di produzione sottostante dopo un volo di ben 10 metri. L'uomo stava operando sul tetto dell'impianto Plaxil 7 che produce pannelli truciolari e che era in questi giorni in manutenzione. A nulla sono valse le manovre salvavita, l'uomo è morto sul colpo e ai sanitari non è rimasto altro da fare che constatarne purtroppo il decesso. E un'altra notizia di cronaca adesso: un ragazzo di 25 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi dopo un incidente a Udine lungo via Giacomo Leopardi all'altezza della rotonda di Piazza della Repubblica. Per caso in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il giovane, mentre pedalava in sella a una bici, è entrato in collisione con una vettura ed è rovinato sull'asfalto. Gli infermieri della SORES hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica provenienti da Udine. Il personale medico ha preso in carico il giovane, che è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile e cosciente. E adesso parliamo di sanità. Fuga dalla sanità, la regione batta un colpo. La FPCGL dichiara: fermare l'esodo di professionisti e operatori, servono incentivi non solo economici. Nel pomeriggio a Udine si è tenuto un incontro con il segretario nazionale dei medici della CGL, Andrea Filippi.
Fermare la fuga di risorse finanziarie e umane verso la sanità privata, salvando l'eccellenza e l'universalità del servizio pubblico. A lanciare l'appello l'ennesimo è la funzione pubblica CGIL del Friuli Venezia Giulia, con la segretaria generale Orietta Olivo e con Calogero Anzallo, segretario della FPCGL Medici, con l'obiettivo puntato su due appuntamenti. Non solo la manifestazione nazionale sulla sanità in programma a Roma il 24 giugno, indetta dalla sola CGIL, ma anche il flash mob regionale che l'intersindacale dei professionisti medici organizzerà a Udine mercoledì 15 giugno. Dietro alla mobilitazione regionale l'aggravarsi delle carenze non solo di medici ma anche di tecnici, psicologi, infermieri, operatori negli ospedali e nelle strutture del servizio sanitario pubblico. Una fuga che non accenna a diminuire e che può essere rallentata e fermata, secondo la CGIL, anche con strategie a impatto immediato, intervenendo in primis nelle aree di maggiore criticità come il pronto soccorso. Bisogna incentivare medici e professionisti, sostengono Olivo e Anzallo, in primis sotto il profilo economico. L'alternativa è quella di continuare ad assistere alla fuga verso il privato o verso l'estero, molto più attrattivo per i neolaureati sia dal punto di vista degli stipendi sia sotto il profilo professionale, con il risultato che investiamo tanto per formarli ma non riusciamo a trattenerli. Da qui la richiesta di nuove forme di incentivazione anche di carattere regionale, capace di arginare la fuga e di rendere più attrattiva la sanità pubblica. Un'esigenza che non riguarda soltanto gli ospedali ma anche la medicina di prossimità e la rete della prevenzione. Inutile investire in muri e tecnologie, sostengono ancora i due sindacalisti FP, se non avremo risorse umane adeguate negli ospedali e nei servizi territoriali. Respinto al mittente l'alibi accampato dalla giunta regionale, che ha sottolineato a più riprese anche nei giorni scorsi con il presidente Fedriga e l'assessore Riccardi come la percentuale di spesa sanitaria destinata al privato in Friuli Venezia Giulia si attesti a un livello l'8,9%, sensibilmente inferiore alla media nazionale. L'obiettivo perseguito, sostengono Olivo e Anzallo, è quello di aumentare progressivamente quella quota, ma più privato non si traduce in risparmi di spesa né in una maggiore efficienza, come la pandemia ha chiaramente dimostrato. Sono questi i temi al centro dell'incontro che si è tenuto questo pomeriggio a partire dalle 2:30 nella sala riunione della CGIL di Udine in Viale Bassi 36. Tra i partecipanti il segretario nazionale della FPCGL Medici Andrea Filippi, che insiste sulla necessità di investire sulle criticità con misure strutturali e con un cambio di paradigma. Bisogna costruire, spiega, un modello che promuova la salute prima della cura, ricomporre la rete dei servizi sociosanitari per non lasciare soli i professionisti che vanno invece sostenuti e valorizzati, frenando la fuga dai servizi pubblici e l'aggravarsi del fenomeno dei gettonisti, voluto prima di tutto da regioni e aziende sanitarie. Per invertire la tendenza, conclude Filippi, dobbiamo costruire un'alleanza tra tutti gli operatori e con le persone, promuovendo una mobilitazione generale in difesa del servizio sanitario pubblico universale, equo e solidale. Adesso parliamo con un gradito ospite che ci ha raggiunto in studio, parlo di Gianni Segalla, presidente dell'associazione Ictus di Pordenone. Buonasera dottor Segalla e ben trovato. Buonasera Francesco, grazie dell'invito. Allora Segalla, noi siamo qui per parlare di un importante appuntamento che si svolgerà domani, giovedì 8 giugno alle ore 17 presso la sala convegni dell'Ordine dei Medici di Pordenone in largo San Giovanni 16, che per celebrare il 25° anno dalla fondazione proprio dell'associazione Ictus di Pordenone. A lei la parola. È vero, quello che lei ha detto, buonasera anzi a tutti i telespettatori, mi permette così di ribadire l'annuncio fatto da lei. Domani l'associazione Ictus di Pordenone celebrerà i 25 anni della sua storia, quindi possiamo dire di essere un'associazione storica della nostra città. Difatti nel 1998 il dottor Lucio Schitter, che era uno psichiatra, che purtroppo era stato colpito da ictus qualche anno prima, decide insieme ad alcuni amici pordenonesi di fondare questa associazione. La fonda con uno scopo preciso e principale, quello di mantenere sempre vivo e aggiornato l'informazione e la formazione sull'ictus nell'area, nella provincia di Pordenone, nella città di Pordenone, con un messaggio che continuamente deve essere rivolto ai cittadini e come formazione o come partecipazione alla formazione anche agli stessi operatori sanitari. E da quel momento l'associazione si dedica a questo, ma non solo. In realtà da tutti questi 25 anni noi facciamo anche un'altra azione che io ritengo estremamente importante. È un'azione di ascolto, di aiuto, di consulenza verso le persone che purtroppo sono state colpite da ictus e soprattutto verso le famiglie. È un'azione che
ci viene chiesta quasi sempre nel momento in cui la persona viene dimessa dall'ospedale, in cui torna a casa, in cui si sente solo, poco protetto, e allora ha bisogno di consigli, ha bisogno di parlare, di essere ascoltato, di ricevere informazioni, di ricevere soprattutto indicazioni su eventuali percorsi su cui incamminarsi nella giungla della sanità, che è sempre difficile, soprattutto per i pazienti che hanno avuto una grave malattia come l'ictus. E noi questo facciamo. Facciamo questo, forniamo del materiale che abbiamo preparato in questi anni e che teniamo continuamente aggiornato, e questa, secondo me, accanto all'azione, diciamo, di tipo istruttivo, di tipo, come si può dire, culturale, anche questa è un'azione molto importante che facciamo da sempre e che continueremo a fare. Tra le ricadute concrete anche dell'attività importantissima di questa associazione c'è sicuramente la sensibilizzazione, aver spinto alla creazione della Stroke Unit nel 2010 all'ospedale di Pordenone. Sì, sì, da un punto di vista operativo quello è stato forse il momento di più impegno, di maggiore impegno dell'associazione, che quella volta era guidata da Nives Bortolossi, che ne era presidente in quel tempo, con una lunga, fra virgolette, battaglia, una lunga spinta per ottenere l'istituzione a Pordenone della Stroke Unit, che poi finalmente nel 2010 è partita e che effettivamente ha migliorato la gestione della fase acuta dello stroke, come del resto succede in tutte le realtà mondiali che possiedono una Stroke Unit. 5 anni fa avete anche fondato all'interno dell'associazione un gruppo di auto mutuo aiuto che ha anche resistito, tra virgolette, nel periodo più difficile della pandemia, ha continuato a dare sostegno. Sì, in cosa consiste esattamente? Il gruppo di auto mutuo aiuto consiste nella riunione di persone che hanno tutte lo stesso problema, tutte persone che hanno subito un ictus e che hanno bisogno, oltre che della consulenza degli operatori sanitari, dello psicologo, del neurologo, del medico di famiglia, anche di parlare, di ritrovarsi fra loro, di condividere problemi comuni, paure comuni, possibilità di soluzioni comuni. Questo gruppo, certo, funziona al di là delle nostre aspettative e ci sta dando veramente grandi soddisfazioni, nonostante che, come dicevi tu Francesco, per un periodo non abbia potuto funzionare perché evidentemente riunioni non se ne potevano fare. Domani alle 17, ricordiamo l'appuntamento, giovedì 8 giugno, presso la sala convegni dell'Ordine dei Medici di Pordenone, in Largo San Giovanni 16. All'incontro ci sarà un intervento, una conferenza della dottoressa Francesca Meneghello. Sì. Di cosa parlerà? La dottoressa Francesca Meneghello è in cosa è specializzata? È una neurologa specializzata in riabilitazione neuropsicologica che si è dedicata al problema per molti anni presso l'IRCCS del Lido di Venezia, per molti anni alla riabilitazione del linguaggio e della mobilizzazione del paziente. Lei parlerà appunto della relazione con il paziente, come si instaura la relazione col paziente che ha avuto un ictus. Comunicare dopo un ictus, la relazione che aiuta. Questo è un tema assai delicato e assai importante del post-ictus di tutti i pazienti. E l'appuntamento, ricordiamolo, è aperto ai membri delle associazioni, ma è aperto a tutti, è aperto a ingresso libero, è aperto a tutto il pubblico. Sicuramente un momento di riflessione e anche appunto un momento per celebrare un importante anniversario. Grazie a Gianni Segala per il suo intervento e buonasera. Grazie Francesco. E proseguiamo con le nostre notizie di questa edizione del telegiornale. La scorsa notte è stata liberata dai volontari della squadra comunale della protezione civile di Benzone la strada senza uscita che dalla frazione di Carnia porta a Stavoli Tugliezzo. Qui un masso poco prima della mezzanotte si era staccato dalla parete ed era finito lungo la viabilità. I volontari sono riusciti a rimuovere il masso e a pulire la carreggiata e il transito è stato quindi ripristinato. Di quanto è accaduto dell'intervento era stato informato anche il sindaco e anche una famiglia che vive in un'abitazione poco distante. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. E adesso parliamo di economia, uno dei temi principali insieme a sicurezza, lavoro, sanità e immigrazione che determineranno il trionfo o la sconfitta dell'attuale governo è sicuramente il tema della pressione fiscale sugli italiani, una pressione che spesso non corrisponde a un livello adeguato di servizi pubblici offerti ai cittadini. Oggi terminiamo di lavorare per il fisco e domani festeggiamo il Tax Freedom Day, ovvero la giornata in cui i contribuenti italiani dovrebbero finire di pagare le tasse nel caso in cui decidessero di anticipare al fisco
i soldi che lo stesso ci chiede nel corso di questo 2023. Parole che lasciano poco spazio all'immaginazione, quelle messe nero su bianco dalla CGA di Mestre. Vediamo tutto nel servizio. Oggi terminiamo di lavorare per il fisco e domani festeggiamo il Tax Freedom Day, ovvero la giornata in cui i contribuenti italiani dovrebbero finire di pagare le tasse nel caso in cui decidessero di anticipare al fisco i soldi che lo stesso ci chiede nel corso di questo 2023. Lo afferma la CGA di Mestre, che sottolinea, dopo 158 giorni dall'inizio dell'anno nei quali in linea teorica abbiamo lavorato per adempiere alle scadenze di pagamento previste dal fisco, i restanti 207 giorni che ci separano dal 31 dicembre lavoreremo per noi stessi. Quello messo a punto dall'ufficio studi della CGA di Mestre non è altro che un puro caso di scuola, tuttavia il risultato che emerge da questa analisi permette di confermare quanto il nostro fisco in Italia sia eccessivo, ingiusto e farraginoso. Dal 1995, la data del giorno di liberazione fiscale meno in là nel calendario, si è verificata nel 2005. In quell'occasione la pressione fiscale si attestò al 39% e ai contribuenti italiani bastò raggiungere il 23 maggio, 142 giorni lavorativi, per lasciarsi alle spalle l'impegno economico richiesto dall'erario. Osservando sempre il calendario, quello più in ritardo invece si è registrato nel 2022, quando la pressione fiscale ha raggiunto il record storico del 43,5% e di conseguenza il giorno di liberazione fiscale è scoccato il 9 giugno. Se questa analisi dell'ufficio studi della CGA rappresenta un vero e proprio caso di scuola, la realtà presenta ancora livelli di difficoltà molto elevati. In questo mese di giugno, ad esempio, i contribuenti italiani sono attesi da ben 115 appuntamenti fiscali, in media quasi 4 al giorno. Scadenze ovviamente che non interesseranno tutti i contribuenti, ma che tuttavia danno il senso della complessità del fisco italiano. Una specificità che emerge in misura altrettanto evidente anche quando confrontiamo la nostra pressione fiscale con quella dei paesi dell'Unione Europea. Nel 2022, infatti, solo la Francia e il Belgio hanno registrato un peso fiscale superiore al nostro. Se a Parigi la pressione fiscale era al 47,7% del PIL, a Bruxelles si è attestata al 45,1%. Tra i 27 paesi dell'Unione Europea, dove la media generale è del 41,9%, l'Italia si è piazzata al terzo posto. La Germania invece si è attestata al nono posto con una pressione fiscale del 41,9%, mentre la Spagna si è classificata al 12° posto con il 38,5%. E ancora cronaca, due persone sono state soccorse questa mattina dai sanitari per un incidente stradale accaduto lungo la Pontebana nel territorio comunale di Tricesimo. Per caso, in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Udine, si sono scontrati una moto e una vettura. La persona di giovane età che viaggiava in sella alle due ruote è caduta rovinosamente sull'asfalto restando ferita. Una seconda persona giunta sul luogo è stata colta da un malore. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari arrivati in ambulanza e con l'eli soccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone, che sono state trasportate entrambe in codice verde all'ospedale di San Daniele del Friuli. Adesso cambiamo argomento. Continua incessante il lavoro e l'impegno della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia in Emilia-Romagna, nelle zone più colpite dall'alluvione. Questa mattina è partita da Palmanova la nona colonna mobile di aiuti diretta a Forlì. È partita questa mattina dalla sede di Palmanova della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia la nona colonna mobile regionale diretta in Emilia-Romagna, composta da 24 persone tra uomini e donne. I volontari e il funzionario sono quindi arrivati a Forlì, dove il contingente di Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è impiegato da oltre 20 giorni nella pulizia di scantinati, residenze private, strade e capannoni da acqua e fango, ma anche nella pulizia degli archivi del comune e nella salvaguardia dei volumi e libri rari e preziosi della biblioteca vescovile. La situazione a Forlì resta molto difficile e su richiesta della Regione Emilia-Romagna, tramite il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, continuiamo a dare il nostro aiuto, ha dichiarato l'assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi. Il sistema di protezione civile del Friuli Venezia Giulia sta rispondendo a questa nuova emergenza sul territorio nazionale con la capacità organizzativa che lo caratterizza, ha sottolineato Riccardi, mettendo in campo le alte competenze maturate in anni di esperienza e formazione e con mezzi all'avanguardia in alcuni
casi unici a livello nazionale per la gestione di emergenze. Tutto a beneficio di queste popolazioni messe in ginocchio dall'alluvione tra strade crollate e case inagibili. I volontari di protezione civile partiti oggi fanno parte, per esempio, solo per citarne alcuni, dei gruppi comunali di Aquileia, Aviano, Caneva, Fiume Veneto, Gorizia, Gradisca di Gionzo, Ronchi dei Legionari, San Daniele del Friuli e Trieste. Insieme a loro anche il Corpo Pompieri Volontari di Moggio Udinese e il Corpo Pompieri Volontari di Trieste, entrambi associazioni di protezione civile. Ancora cronaca, questa volta ci parliamo di San Vito al Tagliamento. Una grave aggressione si è verificata ieri sera proprio a San Vito al Tagliamento. I carabinieri hanno fermato un uomo che aveva aggredito colpendola più volte la madre che lo aveva accolto in casa. L'uomo si è scagliato anche contro gli uomini dell'arma brandendo un coltello e ferendoli lievemente nella colluttazione che si è poi conclusa nel giardino condominiale sotto gli occhi dei residenti. I fatti si sono verificati in via Prodolone e secondo le prime ricostruzioni l'uomo era da poco uscito dal carcere. L'allarme è scattato grazie all'intervento dei vicini di casa che, dopo aver sentito delle grida provenire dall'abitazione, hanno contattato il 112. Saranno i carabinieri a stabilire le ragioni dell'aggressione, ma il personale sanitario, intervenuto con l'ambulanza e un'auto medica, ha trovato sangue e un coltello appunto sulla scena dell'aggressione. La madre presentava lesioni al volto e alla schiena. Il figlio è stato fermato in tempo dai carabinieri che lo hanno trasferito verso l'ospedale di Pordenone, mentre la donna è stata portata in ospedale a San Vito al Tagliamento. Adesso facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con il resto delle notizie. E rientriamo in studio di nuovo col Telegiornale del Nord-Est per la seconda parte. Continuiamo con le notizie. Questa mattina è stato presentato in comune a Pordenone l'evento 25 anni di protezione civile a Pordenone, che si terrà domenica 11 giugno con inizio alle ore 7.45 del mattino da piazza 20 settembre a Pordenone. Durante la conferenza è stato presentato anche il libretto commemorativo realizzato in occasione del 25esimo anniversario ed è stato proiettato un video che ripercorre le tappe del gruppo pordenonese dalle sue origini nel 1990. Ad oggi, vediamo. È stato presentato in comune l'evento che celebra i 25 anni di protezione civile a Pordenone, che avrà luogo in città domenica 11 giugno. Una tappa importante per gli oltre 80 uomini e donne del gruppo cittadino che dal 1998 svolgono una preziosa attività di volontariato per la salvaguardia e la sicurezza della cittadinanza e del nostro territorio. Beh, è una festa che ci consentirà, parlo delle istituzioni, da quelle del governo fino alla regione, poi il comune, di dire una parola che può sembrare scontata ma non lo è la parola grazie. Le istituzioni rappresentano l'intera comunità, la comunità deve essere riconoscente nei confronti di questi volontari. 25 anni di impegno, 25 anni di grande professionalità, di continuo apprendimento, di formazione, 25 anni di dedizione e di presenza nei luoghi colpiti dalle calamità, ma soprattutto di grande prevenzione, quindi cercare di evitare i rischi. 25 anni di generosità e di solidarietà nei confronti della comunità. E anche un appello, un messaggio, soprattutto ai più giovani, di dare una mano, di aiutarci, perché l'intervento della protezione civile è sì scontato quando succede qualcosa, ma in realtà servono anche nuove leve. Il Comune di Pordenone è orgoglioso perché ha alle proprie disponibilità un gruppo numeroso, più di 80 persone, che svolge un'attività impagabile, migliaia di ore lavoro, ripeto, totalmente volontarie. È un bene prezioso di cui essere orgoglioso e a cui dare tutta la nostra riconoscenza. Che è giusto festeggiarli e invito veramente tutta la cittadinanza, perché per dire grazie, questa è un'occasione proprio per dire grazie a tutti i volontari che non sono con noi solo nell'emergenza in cui magari li vediamo di più, ma sono con noi nella quotidianità. E oggi è stato detto che questi volontari dedicano quasi un mese della loro vita a noi, al presidio del territorio, alla cura del territorio, a trasmettere conoscenza. Sono tra le squadre sicuramente più formate d'Italia, le ho viste in azione e ho anche compreso, vedendoli in azione, che il grazie di chi è in difficoltà vale qualunque sacrificio. 25 anni di protezione civile, questa grande festa, da cosa è nata? È nata un po' dall'esigenza di rivedere un po' tutti i colleghi e dare un segnale un po' alla cittadinanza, no? Per dire il gruppo di protezione civile c'è, non siamo solo noi, ma un po' tutti i cittadini devono partecipare alla protezione civile, perché ognuno può dare sicuramente il suo. E allora anche la scelta di sfilare in centro città è proprio questa, insomma.
La cerimonia avrà inizio in Largo San Giorgio alle 8:30 con alzabandiera ed esecuzione dell'inno nazionale. Seguirà la sfilata lungo i due corsi fino al Duomo di San Marco, dove sarà celebrata la messa. Tutti sono invitati all'evento. Per info sul programma, comune.pordenone.it/calendario. Adesso rientriamo in studio e parliamo con un altro ospite, parlo di Carlo Spagnol, sindaco di Sacile. Buonasera Spagnolo e ben trovato. Ben trovati, buonasera. Allora, con lei parlerei intanto di un argomento, la fattoria sociale, il nostro fiore di San Giovanni di Livenza. Ci può aggiornare sullo stato attuale della situazione? La fattoria sociale, il nostro fiore di San Giovanni di Livenza, per chi magari non conoscesse molto bene, è un progetto integrato che riguarda proprio il recupero delle abilità e della vita indipendente di ragazzi diversamente abili oppure con gravi deficit di tipo cognitivo e anche motorio in alcuni casi, che è partito alcuni anni fa con la ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale, l'ex San Patrignano per chi si ricorda, in un progetto integrato tra azienda sanitaria ASFO, servizi sociali dei comuni e cooperativa Itaca e cooperativa azienda agricola I Grani. Questo lavoro di rete ha fatto sì che attraverso sistemi integrati di agricoltura sociale, di piena integrazione appunto delle attività legate all'accompagnamento di questi ragazzi, siano attivi 5 giorni alla settimana un gruppo di ragazzi seguiti appunto dagli operatori per appunto rimanere all'interno dell'area legata proprio a questa fattoria e lavorare all'interno di una serra, produrre dei prodotti che poi vanno portati al mercato e quindi con il loro lavoro anche iniziare a migliorare quella che è sostanzialmente la loro autonomia e la qualità della vita. Il progetto si sta portando a conclusione perché adesso il Comune è riuscito a individuare le risorse per la realizzazione di un pozzo di adduzione dell'acqua molto importante per tutto quello che riguarda l'agricoltura, così come anche la serra è già stata sistemata insieme all'azienda sanitaria, la sistemazione e l'adeguamento dei locali di questo edificio per ospitare i cosiddetti pazienti gravi e gravissimi dell'azienda ospedaliera del presidio di Sacile. Ecco, questo progetto ci auguriamo vada a piena attuazione entro la fine dell'anno, così da dare gambe a quello che è il bisogno e la risposta a quello che diceva appunto il bisogno delle famiglie naturalmente e di questi ragazzi, di queste persone che attraverso il contatto con la natura e l'utilizzo insomma delle tecniche guidate appunto dagli esperti e anche il contatto proprio anche con gli animali, perché vengono anche realizzati delle attività con gli animali domestici, ecco, tutto quanto questo concorre a raggiungere un obiettivo importante attraverso un'esperienza unica. Facciamo anche il punto della situazione sulle opere pubbliche, i cantieri in corso d'opera e quelli che si stanno concludendo, che si sono appena conclusi a Sacile. Diciamo che le attività dei cantieri sono molto in pieno svolgimento, alcuni cantieri sono impegnativi perché anche concorrono a quella che è la modifica della viabilità cittadina e non solo, in particolare faccio riferimento alla realizzazione della rotatoria in luogo dell'impianto semaforico San Liberale che sta ovviamente impegnando anche i residenti dell'area circostanti a effettuare percorsi necessariamente diversi. L'impresa sta lavorando a sprombattuto e ci auguriamo che entro la fine appunto dell'estate sicuramente l'opera verrà consegnata e quindi supereremo una grossa difficoltà in termini di viabilità sia sulla statale 13 che sulle vie afferenti. Ecco. In fase di completamento in questi giorni il consolidamento della sponda di Piazzetta Manin in centro con la realizzazione dell'approdo, chi ha avuto modo appunto di venire in questi giorni ha visto l'opera che è quasi conclusa. Per l'estate verrà anche avviato il cantiere della nuova scuola primaria in località Santo Dorico, altra opera importante che ha necessitato di ulteriori fondi. In questi giorni stiamo completando il bilancio appunto di previsione dove sono state integrate le risorse mancanti dovute evidentemente come un po' ovunque all'incremento dei costi delle materie prime e la realizzazione, questa sì, della rimessa in uso, in opera, della nuova passerella sul retro del Duomo che era stata ovviamente rimossa stante la sua vetustà e quindi la non più sicurezza della stessa, anche questa con l'estate verrà riposizionata un nuovo manufatto che riuscirà a riconnettere due parti della città particolarmente intense per quanto riguarda il traffico pedonale. Ecco, anche questa un'operazione che sta comportando qualche disagio, ma questo chiediamo appunto insieme anche a tutti i lavori che la
società LTA che si occupa degli acquedotti e dell'acqua sta mettendo in campo in tutta la città per modernizzare e sistemare le reti di allacciamenti e per rendere appunto, come dicevo, la città più al passo coi tempi, non incorrere in infrazioni e anche migliorare, proprio evitare quelli che sono gli scarichi diretti nel fiume, ovvero la rimozione di quelle delle vasche e quindi con tutte le problematiche che conosciamo. Quindi tante attività in corso, nel giro di qualche mese sicuramente le principali verranno concluse. Chiediamo un attimo di pazienza, ma per rendere la città migliore per tutti. Grazie a Carlo Spagnol, sindaco di Sacile, al prossimo appuntamento. Buonasera Spagnol. Buona serata. Noi proseguiamo. La Polizia di Stato indirizza un saluto speciale ad Efrem Degano, in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 1 giugno. Sostituto commissario coordinatore Efrem Degano, nato a Udine il 31 maggio del 1963, è stato arruolato nella Polizia di Stato il 25 febbraio del 1983. Lo ricordiamo, parla la Polizia di Stato come storico comandante del distaccamento Polizia Stradale di Tolmezzo, del quale dal 1993 ha assunto il comando per 10 anni fino al 2003. Poi una lunga presso la sezione Polizia Stradale di Udine, dove ha svolto le funzioni di vice dirigente e responsabile dell'ufficio infortunistica. Una carriera trascorsa nei ranghi della Polizia Stradale, dove ha espresso una grande competenza tecnica, ma soprattutto un'enorme umanità, spesa soprattutto con i giovani e per i giovani, nel costante sforzo di creare consapevolezza circa i rischi della strada. E adesso ascoltiamo l'intervento della consigliera comunale di Pordenone del Movimento 5 Stelle, Mara Turani, che ha commentato la presentazione avvenuta ieri dei risultati della prima tranche del censimento del verde in città a Pordenone, in pratica sullo stato del patrimonio arboreo della città, chiedendo che vengano salvati gli alberi che rischiano l'abbattimento. Il Movimento 5 Stelle si è battuto in questi anni per la salvaguardia del patrimonio arboreo in città. Bene che ora si faccia il censimento, era già un obbligo di legge dal 2013, però chiediamo all'assessora Cairoli di poter salvare questi 36 alberi che dovrebbero essere abbattuti, fosse solo anche per un risarcimento verso la cittadinanza che ha perso soltanto in questa via e con questo progetto ambientale 80 alberi solo qua, sanissimi. Quindi un appello che facciamo a questa amministrazione e speriamo venga accolto dalla dottoressa Cairoli. Adesso cambiamo argomento. Nei primi 5 mesi dell'anno aumenta il traffico sulla rete autostradale di Autovie Venete rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Da gennaio a maggio sono stati oltre 18 milioni i passaggi registrati a fronte dei 17 milioni, scusate, dell'anno scorso. Aumentano soprattutto i transiti di auto, più 8,9%, mentre rimangono invariati quelli legati ai mezzi pesanti, più 0,2%. Sentiamo i dati nel servizio. Crescono i transiti nei primi 5 mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso lungo la rete di autovie Venete e la A4. Si conferma sempre di più autostrada del turismo e del mare. I dati provvisori elaborati dall'unità organizzativa viabilità e traffico della direzione esercizio della concessionaria parlano chiaro. Da gennaio a maggio sono stati 18.861.681 i passeggeri registrati a fronte dei 17 milioni circa, con un più 6,16% dell'anno scorso. Aumentano soprattutto i transiti di auto, più 8,93%, mentre rimangono invariati quelli legati ai mezzi pesanti, con un più 0,20%. A maggio il boom, con oltre 3 milioni di veicoli leggeri che hanno attraversato la rete autostradale di autovie Venete, una tendenza che sembra continuare anche nei primi giorni di giugno, con oltre 1 milione di transiti totali nella settimana dal 29 maggio al 4 giugno. Insomma, nonostante la stagione balneare non sia iniziata sotto i migliori auspici dal punto di vista meteorologico, non sono mancati i turisti e viaggiatori anche dall'estero che hanno scelto di passare qualche giorno di vacanza nelle località del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, spinti anche dai ponti del 1° maggio e della festa della Repubblica, dall'evento della Dunata degli Alpini, oltre che dall'Ascensione e dalla Pentecoste. A confermare questo dato sono i movimenti di stazione, ovvero le uscite dei veicoli ai caselli. Questi risultati di maggio: più 8,01% a Udine Sud, più 7,15% a Palmanova, più 6,71% a Trieste, più 6,54% a Portogruaro e infine più 2,05%
5% a San Donà di Piave e il più 1,88% alla Tisana. Nel fine settimana l'attenzione anche da parte del personale della concessionaria è puntata sul Corpus Domini, festività molto sentita in Austria e in Germania e in grado di richiamare nelle località balneari del nord-est molti turisti d'Oltralpe. Domani mattina si prevede traffico sostenuto lungo la A23 da Udine Sud al nodo di Palmanove per l'intera giornata in entrambe le direttrici della A4 del sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Venerdì 9 ancora traffico sostenuto in direzione Trieste lungo la tangenziale di Mestre per l'intera giornata e sulla A4 nel pomeriggio. Sabato 10 e domenica 11 mattina è possibile il verificarsi di code rallentamenti ai caselli balneari. Il traffico calerà progressivamente in entrambi i pomeriggi. Come sempre Autovia Venete raccomanda agli utenti della strada di osservare i limiti di velocità, di mantenere le distanze di sicurezza dei veicoli che precedono, in particolare in prossimità dei cantieri della terza corsia, di non utilizzare i dispositivi elettronici alla guida. Inoltre invita a informarsi della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile, il sito www.infoviaggiando.it, l'omologa applicazione o telefonando il numero verde 800 99 6099. A Jesolo, festività per il del Corpus Domini da tutto esaurito. Alberghi verso il sold out con migliaia di presenze attese nella località balneare veneta. Sentiamo. Previsioni da tutto esaurito per il Corpus Domini. La città balneare di Jesolo si prepara alla terza delle festività care al turista di lingua tedesco, con un'occupazione media nelle strutture ricettive alberghiere che farà registrare numeri molto lusinghieri. Secondo il sistema di rilevazione EICE Benchmark, da tempo adottato dall'Associazione Jesolana Albergatori, ad oggi le previsioni evidenziano un'occupazione media dell'85%, con gli hotel 3 stelle e 3 stelle superior attestati al 90%. Ciò significa che il fine settimana potrà fare registrare delle punte da tutto esaurito nella maggior parte degli hotel di Jesolo. Per quanto riguarda la nazionalità, il 42% di turisti arriverà dall'Austria, il 20% dalla Germania, il 16% dall'Italia e il 3% di visita svizzera e Gran Bretagna. Il rimanente, circa 19%, da altre nazionalità dell'Est Europa. Le prenotazioni stanno andando in forma eccezionale, siamo verso il tutto completo, diciamo che qualche camera c'è ancora. Però ci auspichiamo che da domani, dopodomani, la località sia al completo. Ecco, stiamo parlando di turisti prevalentemente di lingua tedesca. Sì, l'80% resta clientela di lingua tedesca, proprio perché il Corpus Domini è una festa che loro vivono in maniera particolare, con i 4 giorni a partire da mercoledì inizia la festa e quindi la clientela italiana completa nel weekend, il sabato e la domenica, il tutto completo della località. Un maggio claudicante per via delle condizioni meteo che soprattutto per i primi 20 giorni non hanno particolarmente aiutato, e poi questi due weekend che invece hanno rilanciato il turismo a Jesolo. Sì, il sole fa come sempre la parte del leone, maggio ha avuto circa una ventina di giorni di brutto tempo, fra l'altro anche giornate continue, quindi non c'è stato il giorno sì e il giorno no fra il bello e il brutto tempo. Questo penalizza fortemente il mondo turistico, la località, però abbiamo visto che appena torna il sole questo determina soprattutto nel weekend il tutto esaurito. Diciamo che ormai siamo in stagione piena, quindi dal punto di vista del personale come siamo, Presidente? Ma siamo, l'emergenza è rientrata, diciamo che si sta ancora cercando qualche figura, però possiamo dire che siamo soddisfatti di tutto quello che abbiamo posto in essere. La campagna Lavorare a Jesolo.it con l'invio di curricula ha dato notevoli frutti, abbiamo superato i 3.500 curricula e quindi questo ci ha, diciamo, ha portato a una soluzione felice di quelle che sono le scelte per il capitale umano che dobbiamo effettuare per le nostre attività. Bene. Restiamo in Veneto perché continua a gonfie vele il progetto Turismo Sociale e Inclusivo in Veneto, raccogliendo la felicità dei ragazzi che vi partecipano, la gioia e la soddisfazione dei datori di lavoro e l'apprezzamento delle istituzioni e della cittadinanza. Il tutto nato sul litorale dell'Ulz 4 e poi ampliato dal mare ai monti, includendo le città d'arte, le località di Lago e termali del Veneto. Il progetto regionale, che vede capofila l'Ulz 4, vanta il finanziamento per il biennio 2022-2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
venerdì 9 giugno verrà presentato per la prima volta nell'edizione di quest'anno sulla spiaggia di Bibione, alla presenza dell'assessore regionale alla sanità e servizi sociali Manuela Lanzarin, del campione paralimpico Antonio Fantin, dei vertici del Comitato Italiano Paralimpico, del direttore generale dell'URSS4 Mauro Filippi, oltre alla presenza delle altre URSS venete, autorità e partner che hanno aderito al progetto rendendosi disponibili ad accogliere tirocinanti nelle proprie strutture. La presentazione si svolgerà dalle 10.30 sulla spiaggia di Via Regolo adiacente a Piazzale Zenit. Di volontariato, due pistoni e i cittadini hanno donato al servizio di urologia dell'ospedale di San Daniele del Friuli una modernissima apparecchiatura laser nell'ambito del progetto Solidarietà e Salute, a cui ha contribuito anche Friulovest Banca. Vediamo il servizio. L'associazione Due Pistoni e i cittadini hanno donato una modernissima apparecchiatura laser al servizio di urologia dell'ospedale di San Daniele nell'ambito del progetto Solidarietà e Salute. Si tratta di una tecnologia nuova, una tecnologia italiana, estremamente innovativa, che amplia ovviamente il raggio d'azione e la possibilità di cura in ambito urologico, riducendo i tempi degli interventi fondamentalmente e ampliando il numero di interventi che con questo tipo di tecnologia si possono eseguire. Il progetto ha beneficiato di un significativo contributo da parte di Friulovest Banca. Questo intervento va nel solco dei tanti interventi che abbiamo fatto noi in ambito sanitario direttamente, ma anche per il tramite della nostra mutua di Credima. Un territorio molto interessante per il suo tessuto associativo molto importante, infatti il risultato che abbiamo visto oggi è quello di una comunità che si esprime e che ci mette delle risorse a favore dell'ospedale. Interessante per noi anche perché fra qualche settimana diventeremo una banca di livello regionale, la banca 360, e quindi avrà delle risorse ancora più importanti da dare in quei settori che a noi interessano e che interessano alla nostra comunità. Grande apprezzamento è giunto dalle istituzioni. È uno sforzo alla quale siamo abituati, perché il nostro mondo dell'associazionismo è molto vivace, è molto sensibile, ha un rapporto diretto con molti professionisti e riesce a contribuire in maniera importante come in questa occasione. Solidarietà e salute che saranno protagoniste anche in futuro. Tutti siamo molto vicini al nostro ospedale, il nostro territorio ha una sensibilità straordinaria, si è visto con il gesto di oggi e si è visto con tanti gesti che in questi anni hanno caratterizzato proprio la nostra comunità. E anche con le nuove sfide lanciate, per cui non ci si ferma qui, ma si continuerà ad investire sull'ospedale di San Daniele per mettere a disposizione dei nostri professionisti, che sono eccellenti, delle tecnologie innovative per dare le migliori risposte di salute ai nostri concittadini. Adesso parliamo di Carolina Kostner, la campionessa di pattinaggio sul ghiaccio, che è arrivata in visita al CRO di Aviano per consegnare il ricavato dello spettacolo di pattinaggio artistico sul ghiaccio Dolomia on Ice, che si è svolto a Cloud lo scorso febbraio. La campionessa infatti si era esibita per inaugurare il palaghiaccio ristrutturato. Sentiamo. Carolina Kostner, con il suo ruolo di madrina nello spettacolo inaugurale del ristrutturato palaghiaccio di Cloud, ha reso l'evento un successo assoluto. È andato sold out in pochi giorni. Ieri la campionessa del mondo di pattinaggio ha fatto ritorno in Friuli per consegnare all'area giovani del CRO di Aviano il ricavato della serata. In totale lo spettacolo di pattinaggio artistico Dolomia on Ice ha permesso di destinare 5.000 euro alla struttura oncologica. Sono felice che attraverso la mia passione per lo sport io possa contribuire a dare una mano, ha commentato la leggenda del pattinaggio. È stato un onore poter inaugurare il palaghiaccio di Cloud e devolvere in beneficenza il ricavato della manifestazione rende l'evento ancora più prezioso e meritevole. Grazie al comune di Cloud, all'area giovani del CRO e a tutti gli appassionati di pattinaggio che hanno preso parte alla raccolta fondi. Alla consegna dell'assegno, oltre a Carolina Kostner, hanno preso parte anche il sindaco Jonathan Sturam, la presidente della polisportiva ghiaccio Giovanna Didani, l'allenatrice di pattinaggio Marina Barova, il presidente del curling club Fausto Pedernian, il responsabile layoff per Cloud Domenico Fabbro. Anche grazie all'associazione Lori Days e Cloud
cauta da anni un rapporto molto stretto con il CRO, in particolare con l'area giovane, ha spiegato il primo cittadino. In ogni occasione possibile cerchiamo di dare il nostro contributo per questa struttura di eccellenza. Costner e Sturam sono stati accolti nell'area giovane dal dottor Maurizio Mascarine, che coordina il reparto, il quale ha ringraziato sentitamente la campionessa, l'amministrazione comunale e il pubblico per la somma ricevuta. Ma l'impegno di Claudio verso l'area giovani dell'ospedale oncologico non si ferma qui. Tra pochi giorni, infatti, la località dell'Alta Valcellina ospiterà un nuovo evento, il cui ricavato verrà devoluto ai giovani pazienti del CRO. Domenica in arrivo la terza edizione di Rincorrendo il Domani, evento ludico-motorio a passo libero, aperto a tutti. L'evento e il suo nome nascono dal desiderio di stringere un forte legame tra corridori e camminatori che fronteggiano le piccole fatiche del loro percorso e i pazienti del centro di riferimento oncologico, che affrontano un itinerario che richiede tanta determinazione e forza di volontà per superare difficoltà e ostacoli quotidiani. E c'è di più: nel corso del mese di luglio il Palaghiaccio di Clout, grazie al sostegno di Dolomia, ospiterà delle attività ludiche pensate appositamente per i bambini in cura e per i bambini con sindrome di Down, organizzate dalla polisportiva Ghiaccio. Anche grazie a queste iniziative vogliamo regalare un sorriso a chi in questo momento si trova in difficoltà, nella speranza di poter guardare al futuro con rinnovato ottimismo, ha concluso il sindaco Sturam. E con questa bella notizia si conclude anche questa edizione del telegiornale del Nord-Est. Adesso vi lascio al meteo e buon proseguimento di serata con la programmazione di Telepordenone, mentre l'informazione ritorna come sempre domani alle 19. ARPA Friuli Venezia Giulia. Vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni. Sulla regione proseguiranno condizioni instabili nelle ore pomeridiane, favorite dal riscaldamento diurno unito alla presenza di aria fresca in quota e di aria umida negli strati medio-bassi. Andiamo nel dettaglio. Giovedì 8, al mattino prevalenza di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Dalle ore centrali della giornata ci sarà maggiore variabilità e saranno probabili rovesci e temporali sparsi su gran parte della regione, con maggiore probabilità tra le prealpi e la pianura. Localmente sarà possibile anche qualche temporale un po' più forte. Le temperature? Le minime sulla pianura tra 14 e 17, sulla costa tra 18 e 20 gradi. Le massime sulla pianura tra 25 e 28, sulla costa tra 22 e 25 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 15, a 2000 metri 8 gradi. Venerdì 9. Al mattino bel tempo con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Dal primo pomeriggio ci sarà maggiore variabilità, specie in montagna e sull'alta pianura, e saranno possibili dei locali rovesci e temporali, meno probabili ma comunque non esclusi, lungo la costa. Venti di brezza in giornata. Le temperature, le minime sulla pianura tra 13 e 16, sulla costa tra 17 e 20 gradi. Le massime sulla pianura tra 26 e 29, sulla costa tra 22 e 25 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 16, a 2000 metri 10 gradi. Grazie, a domani!